Credo che sia utile che questo sia avvenuto in un momento particolare nel quale siamo, cioè in un momento in cui ci possiamo chiedere che cosa ci può riservare su queste questioni la stagione politica nuova che si è aperta da un paio di mesi. Che ci porta il governo Monti sui problemi di cui abbiamo parlato questa mattina? Oltre a un cambio di atmosfera, ce lo porta obiettivamente, no? Perché comunque abbiamo innanzitutto un Presidente del Consiglio che risponde alle domande in modo circostanziato, preciso, articolato. Abbiamo, credo, anche un clima diverso, e non solo in televisione, anche nei giornali. Vi sarete senz'altro accorti, nelle ultime settimane c'è stata una fortissima crescita nei grandi giornali, forse è cominciato a un certo punto il Sole 24 Ore, ma poi sono andati dietro un po' tutti, di paginate e paginate che solo qualche mese fa si sarebbe detto: ma chi è fa, ma chi le legge, ma che noia, ma no, e che diciamo che si sforzano di spiegare le misure, entrare nel merito dei provvedimenti che si prendono. È anche uno sforzo per i giornalisti di documentarsi e di parlare non più soltanto delle battute di questo o di quello, ma del merito dei problemi. Qualche telegiornale comincia addirittura ad avere un occhio attento ai problemi economico-sociali e non solo appunto alle dichiarazioni o a roba di questo genere. Quindi non vorrei essere troppo ottimista, perché poi ci ricordava prima Simonelli che c'è anche tanto del vecchio circo, e il vecchio circo naturalmente si è incattivito negli ultimi anni, no? Perché l'enorme moltiplicazione dei mezzi di informazione fa sì che per rendersi visibili, riconoscibili, molto spesso tanto giornali quanto programmi televisivi alzano la voce. Però in questo quadro così complicato io avverto un cambio di clima, un cambio di atmosfera. C'è altro? Che cosa arriva di altro? E che cosa ci aspettiamo noi del Partito Democratico, come già emerso in tanti interventi stamattina, di altro da questa nuova stagione? Sapendo che l'aspettativa è giustificata ed è fortissima, perché non è che stiamo facendo un convegno sulla chimica o sull'energia, no? Stiamo facendo un convegno sulla materia incandescente degli ultimi 15-20 anni. E sappiamo che rispetto a questa materia incandescente comunque c'è stata una svolta all'inizio di novembre. Sarà archiviato il conflitto? Non lo so, quel conflitto di interessi, poi tanti altri affiorano naturalmente, però certamente c'è stato un passaggio di un downgrading, come si dice adesso per le agenzie, di quel conflitto di interessi, no? Certamente non è più quella vicenda così dominante come è stata negli ultimi 15-20 anni. Quindi l'aspettativa è forte ed è giustificata, perché il governo Monti rappresenta, può rappresentare su queste questioni effettivamente una svolta per l'Italia molto significativa. Quindi è importante, secondo me, che noi abbiamo idee chiare, richieste precise, aspettative. Noi, i partiti politici, le categorie, i diversi soggetti del pianeta informazione abbiano chiaro che è cambiato completamente il panorama. Ci sono resistenze di vecchi sistemi, figurarsi, ma oggi c'è un terreno sul quale si può lavorare e si possono ottenere dei risultati. Che cosa gli chiediamo noi in generale al governo? Gli chiediamo una cosa molto complicata, e cioè di accompagnare quella rivoluzione di cui parlava prima Carlo Rognoni, che è indubbia, quella rivoluzione meravigliosa e terribile insieme, portata da internet,
con delle politiche pubbliche sul piano non solo degli investimenti, ma soprattutto delle regole, delle scelte che consentano che questa rivoluzione meravigliosa e terribile si svolga in un modo sostenibile. Innanzitutto sostenibile per i valori del pluralismo, della democrazia, e in secondo luogo sostenibile naturalmente anche per le imprese, i lavoratori e tutto. E le due cose stanno insieme in questo campo, perché quando chiude un giornale o chiude un emittente locale o si ridimensiona la qualità di un organo di informazione, non è soltanto il già importante e drammatico in questa situazione problema del lavoro, ma è un problema che ha a che fare con la democrazia. Si salvano solo i grandi? Ammesso che sia facile, tra l'altro, per alcuni grandi in questa rivoluzione, Corriere della Sera, Mediaset, la RAI, cioè quelli che hanno le spalle robuste, e non interessa alle politiche pubbliche invece il tessuto, il sistema nella sua articolazione, nella sua complessità, beh, naturalmente sarebbe un errore micidiale. E quindi io penso che abbia fatto bene Giorgia a impostare questa riunione con i diversi aspetti, ne mancano perfino alcuni naturalmente, no? del sistema informativo. Che cosa ci aspettiamo? Tre questioni sono emerse, quindi io ci ritorno sopra rapidamente. La prima è il sistema dell'editoria, e in particolare il sistema dell'editoria locale, dell'editoria storica, dell'editoria che ha qualcosa da dire, che ha dei contenuti e che ha indubbiamente una forza e un assetto molto particolare in Piemonte. Prima qualcuno diceva la televisione locale in Puglia. Puglia, per chi non lo sapesse, effettivamente c'è un emittente locale che il cui telegiornale fa più ascolti del TG regionale della RAI, ma se uno vuole dire specificità piemontese, tra le tante, certamente questa straordinaria rete di giornali settimanali, bisettimanali, locali che ci sono. Ora è chiaro che questa questione si inserisce in un contesto complicatissimo, no? Io facevo mentre ascoltavo due conti, praticamente noi siamo passati negli ultimi 4 anni, parlo dei fondi per l'editoria presso il governo centrale, da qualcosa come 500 milioni a qualcosa come 100-150 milioni, e con prospettive, come veniva ricordato, a calare ulteriormente. La cosa grave è che questo è stato fatto senza alcuna riforma, cioè non è che si è, diciamo così, immaginata una strategia di ridimensionamento graduale nel corso degli anni dei fondi per l'editoria e contemporaneamente lavorato per, come si dice, bonificare il settore, perché ci sono tanti quattrini che vanno a chi magari non dovrebbe averne titolo, incoraggiare la transizione tecnologica, dare una mano alla transizione che è necessaria. No, ci si è limitati semplicemente a tagliare risorse, tra l'altro senza neanche un piano, no? Perché le notizie si imparavano la notte prima che arrivasse il provvedimento, eccetera. Allora questa cosa non può funzionare. Perché un conto è dire che non possiamo parlare di editoria assistita o cose di questo genere, un conto è dire che si possa rinunciare a cuor leggero e senza riforme al sostegno di fondi pubblici ad alcuni settori dell'editoria che noi riteniamo, ma lo ritiene non il Partito Democratico, lo ritiene direi la quasi totalità del mondo politico, ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica qualche settimana fa, siano fondamentali e sia giusto sostenerli.
Un paese che trova le risorse per finanziare il CEPU, e risorse e come pubbliche per finanziare il CEPU, non può non trovare delle risorse per continuare a finanziare alcune testate di valore storico, culturale, territoriale, politico, che non possono, che noi non possiamo permetterci di far chiudere. Allora, su questo io il problema avrebbe potuto essere non risolto ma attenuato nelle sue conseguenze già con il milleproroghe che è stato appena varato. Nel milleproroghe, a me fa piacere perché era un mio emendamento, si è soltanto aggiustata una questione relativa alle tariffe postali per le spedizioni delle organizzazioni no profit, eccetera, cosa complessa che se ne spiego a parte a chi fosse interessato, e per le vicende che hanno coinvolto il sottosegretario Malinconico, poi l'intervento nel milleproroghe è stato rinviato, ma io sono convinto che almeno quell'attenuazione arrivi con il prossimo treno rapido qui da questo governo, per fortuna arrivano treni rapidi in continuazione, che è in approvazione. Risolverà naturalmente questo le questioni che abbiamo? Certamente no, ma questo non è una giustificazione per chi avesse una logica di semplici tagli, è un incentivo ad agire in termini di riforma, razionalizzazione del sistema e organizzazione delle cose in modo tale da consentire la transizione. Alcune testate, per esempio, che non sono in grado di trovare un equilibrio dal punto di vista economico, perché non ce la faranno mai, non sto parlando del settimanale di Mondovì o di che ha un suo radicamento storico, ma magari di testate anche illustri sotto il problema, che non ce la fanno, possono essere accompagnate, come stanno facendo per esempio in Francia con un fondo apposito, a una transizione verso l'online. No, che naturalmente, non mandando via la gente, ma gradualmente ha dei costi molto inferiori. Certo, una testata online non è la stessa cosa di una testata cartacea, ma può essere una strada. Quindi voglio dire, ci saranno meno fondi, nessun alibi a tagli di questo genere, attenuare questa situazione con le decisioni delle prossime settimane e a impostare questo, soprattutto chiediamo al neo sottosegretario Paolo Peluffo, affrontare soprattutto una strategia di riforma. Per quanto riguarda la RAI, la faccio breve, credo che sia un'occasione, lo diceva Carlo, quindi non aggiungo molto, noi ci battiamo per prendere al volo questa occasione, che non credo sia frutto di una frase, a parte le frasi dal sen fuggito, io al momento a molto non gliel'ho sentite dire, è molto preciso, ma comunque lì probabilmente era anche, immagino, diciamo, era voluta la domanda e attesa la risposta, quindi non ho motivo di dubitare che ci sia una intenzione del governo, anzi ne abbiamo notizia, di procedere in questa direzione. Mi auguro che nel PDL prevalga una posizione di buonsenso e credo che sia urgente, insomma, perché a me non mi convincono gli americani dicono window dressing, l'aggiustamento di vetrine fatto dal direttore generale della RAI in un'ultima riunione della commissione di vigilanza, per cui sembra che la RAI tutto sommato sta bene. Peccato che la stessa direttore generale ha una domanda ai primi di dicembre, c'è qualche rischio per pagamento delle tredicesime, non rispose, ma che state a dire? No, rispose, no, dovrebbe esserci, mi auguro, una certa puntualità nel ratio del canone che dovrebbe consentirci di pagare le tredicesime. Quindi la situazione non è, ma al di là di questo, che forse al momento non è neanche il problema principale della RAI,
c'è una crisi di reputazione micidiale del servizio pubblico, micidiale, se non si interrompe la quale, in un contesto di difficoltà e di crisi economica come questa, beh, insomma, quando noi andiamo a ridiscutere la concessione, speriamo di essere nelle mani di una maggioranza parlamentare, di un governo amico del servizio pubblico, perché potrebbe, con la crisi di reputazione che c'è, innestarsi qualcosa di molto negativo. Quindi la RAI non può stare ferma, ha bisogno di una nuova situazione, una nuova governance, come si dice, per rimettersi in moto, affrontare il futuro, riguadagnare reputazione, puntare sui contenuti da servizio pubblico, eccetera, eccetera, eccetera. In questo contesto, naturalmente, c'è il problema del ruolo delle sedi regionali, del futuro del centro di produzione di Torino. Io vi assicuro che mi sono occupato, adesso ne occupo un po' meno, ma per quasi una decina d'anni di RAI e di queste cose, ho fatto tantissime riunioni in tutta Italia e la domanda sulla RAI è enorme dappertutto, anzi immaginate voi nelle regioni italiane in cui la domanda sociale è più forte, immaginate che cos'è il problema del centro RAI di Cosenza, per intenderci, come aspettative del territorio, adesso senza fare paragoni sulla storia della RAI a Torino e la storia della RAI a Cosenza, conosco la storia della RAI a Torino, però insomma la domanda è enorme ovunque. Noi abbiamo fatto, io personalmente mi ricordo, lo dicevo prima Giorgio, un paio di assemblee con due diversi presidenti della RAI, uno si chiamava Baldassarre, uno si chiamava Petruccioli, sui temi eccetera. Perché non sono andate avanti queste cose? Particolare malevolenza dei vertici RAI verso Torino e il Piemonte, particolare menefreghismo della classe politica piemontese torinese, può darsi, non ho seguito da vicino questa cosa, però non è andata avanti niente da nessuna parte. Cioè, se si ripetono incontri di questo genere in tante regioni italiane, e se li si fanno anche a Roma, andiamo a vedere come sono ridotti gli studi e i centri di produzione di Roma della RAI, con che cosa lavorano molte di queste. Quindi il problema, a mio parere, è quello di, per quanto riguarda Torino, è la mia idea, è quello innanzitutto di avere ben chiaro in testa quale può essere la missione del centro di produzione RAI di Torino. A mio parere è abbastanza semplice, il che non vuol dire sottovalutare alcune cose che ci sono, l'ambiente, tante cose ha fatto la RAI a Torino. Però c'è una vocazione che è, a mio parere, che è nel mix tra ricerca, il centro di ricerca, il particolare assetto del mondo universitario torinese e il futuro del digitale, lasciamo stare il digitale terrestre, il futuro del digitale inteso come la prospettiva dei servizi televisivi, ecco, il centro di produzione di Torino si può candidare a essere il cuore, il centro motore della RAI dal punto di vista ricerca e digitale. Chiediamo qualcosa al governo da questo punto di vista? E certo, ci abbiamo lì il ministro che si occupa di questa roba, che se non sbaglio è l'ex rettore, è torinese, c'ha la delega sull'agenda digitale, c'ha la delega sulla ricerca, è un'occasione a mio parere straordinaria per mettere in pratica discorsi che io sinceramente ho sentito fare a Mercedes Bresso e a tanti amministratori locali negli ultimi anni, ma che non sono stati fatti, non lo dico per giustificare nulla, semplicemente perché la RAI è ferma da 10 anni, è ferma anche a Napoli da 10 anni, cioè non è che ci sono altre realtà che invece investono, innovano, vanno avanti. Se si apre una nuova stagione complessiva nella RAI, quel discorso Torino, ricerca, digitale,
con la sponda di un ministro come Francesco Profumo, è un discorso fortissimo. Se la RAI resta la RAI di questi anni, di questi mesi, speriamo, ma è molto difficile che nasca a Torino, come a Milano, come a Napoli, un discorso di innovazione e di sviluppo. Ci sarebbe poi da affrontare il tema in generale della regionalizzazione della RAI, molto complicato, quindi forse non c'è tempo per farlo. Io dico solo che va affrontato con prudenza, no? Nel senso che l'ultima cosa che ci possiamo permettere, io credo, è quella di non sfruttare le potenzialità che ha la RAI sul territorio, di giornalisti, di sedi, eccetera. La penultima cosa che non ci possiamo permettere è di passare dalla RAI di Gasparri alla RAI di Cota, Zaia o al di là poi del colore politico dei potentati regionali, della RAI, diciamo, in cui si fanno i TG regionali, ecco, ci siamo capiti. Quindi, al di là degli aspetti concorrenziali, TV locali che esistono e che l'Europa sorveglia molto, molto da vicino, c'è anche il tema di evitare di, diciamo, aprire, come si dice, liberare un po' la RAI dalla presa della politica a livello nazionale e invece buttarcela con tutto il bambino a livello regionale. Quindi bisogna trovare un equilibrio su una vicenda complessa. Infine, naturalmente, il sistema televisivo nel suo complesso si accontenta della riforma della governance della RAI e tutto il resto verrà dal mercato, perché ormai, per fortuna, Berlusconi non è più il dominus della situazione? Non credo. Quindi io credo che anche qui domanda forte nei confronti del governo, domanda che la pagina nuova significhi davvero qualcosa, sapendo che, lo dico così, in questa rivoluzione meravigliosa e terribile di cui parlavo, la televisione ha un grande futuro. Qualche mese fa, importantissimo settimanale inglese L'Economist diceva una cosa che io credo sacrosanta, che tra i vecchi media quello che se la cava meglio di fronte a internet, guardate un po', è la televisione. Addirittura se la cava bene tra i teenager degli Stati Uniti la televisione, perché dilaga il multitasking, perché la gente gioca e guarda la televisione. Allora, ovviamente una televisione che cambia, che si ibrida con la rete, figurarsi, no? Ma no, non immaginiamo che la televisione sia ormai destinata a morire, quindi non è fondamentale capire le regole, eccetera. Invece le regole sono importanti, e al governo dobbiamo chiedere due cose. Primo, l'operazione per ora soltanto abbozzata sulle frequenze, farla e farla sul serio, e qui è chiaro che c'è un risvolto che riguarda anche l'emittenza locale, molto importante, perché noi non credo che possiamo accettare il paradosso che una rivoluzione che è stata promessa come una specie di paradiso terrestre, quella dello switch off digitale, porti in realtà a un impoverimento dell'offerta televisiva. Ma come, dovevano nascere canali su canali e invece chiudono televisione di territorio? E chi la fa quella televisione lì? La Disney? Chi è che? Bloomberg? CNBC? Chi è che fa l'informazione su Biella o sulle realtà di territorio italiano? L'operazione è stata fatta in un modo assolutamente inaccettabile, cioè si è fatta una cosa sacrosanta e che il ministro Romani non voleva fare, e cioè fare un'asta per consentire l'accesso a internet ai nostri telefonini, eccetera, eccetera.
e garantirsi lo sviluppo delle reti mobili in banda larga. Ma le frequenze per fare quest'asta sono state sottratte soltanto alle TV locali, tra l'altro con modalità dei rimborsi da attribuire alle medesime TV locali abbastanza criticabili, no? Perché è chiaro che se la modalità di restituzione è diamo la stessa cifra uguali per tutti, è come se di fronte all'esproprio per fare una strada tu espropri una villa veneta e una micro casetta e dai la stessa cifra a tutte e due. Beh, insomma, è abbastanza discutibile una logica di questo genere. Quindi nel momento in cui si riorganizza questa asta dopo il blocco del beauty contest, contestualmente bisogna trovare il modo, e ci sono fior di tecnici che hanno fatto proposte in questo senso, di risolvere anche la questione in alcune regioni, soprattutto di quella parte dell'emittenza locale che rischia di non avere più capacità trasmissiva sufficiente. E poi io mi aspetto che tra 78 giorni il governo abbia una proposta, perché l'idea che dopo queste ovvie considerazioni sul fatto che in questo contesto economico non si può regalare un bene scarso e prezioso a qualcuno, e poi in particolare a Mediaset, se poi non ne viene fuori un'asta competitiva a titolo oneroso, beh, insomma, credo che il governo faccia la sua al momento prima spettacolare pessima figura di fronte al mondo. E il problema, credo, quindi mi aspetto questo dal governo, e mi aspetto naturalmente, anche se so quanto sia molto più complicato, di che ragioni anche sul mercato della pubblicità. Perché insomma la situazione di questa transizione è quella che credo tutti avete presente, no? Cioè c'è un motore che sta crescendo, che è il motore di internet, che cresce anche come quota parte dei mercati pubblicitari. Tutta la parte che non è internet in Italia ha una concentrazione tuttora enorme in capo a la televisione generalista e in pratica un solo editore. C'è stata qualche novità, la crescita della raccolta della 7, ci sono dei segnali interessanti per quanto riguarda quella parte dell'emittenza locale che sta un po' meglio. Pensate a questa trasmissione di Santoro, no? Che ogni giovedì ci sono delle rilevazioni audite ufficiali, ti fanno vedere gli ascolti di almeno su ciascuna regione una emittente locale rilevante, e si vede fior di ascolti. Tra l'altro i politici, secondo me, in parte lo sanno, ma in parte lo sottovalutano anche, no? Perché magari andare a Sky fa più chic, no? Però insomma si vede che c'è una potenzialità, però è una potenzialità, per non parlare della stampa, totalmente strangolata da quella situazione. Quindi io credo che un governo che fa delle liberalizzazioni il suo slogan fondamentale dovrebbe mettere un occhio anche alle liberalizzazioni in questo settore, dove abbiamo al momento dei livelli di concentrazione pazzeschi, perché c'è una sola società privata che, tranne quelli della RAI, ha in mano tutti gli impianti di trasmissione televisivi e fa capo a Mediaset, e c'ha praticamente il 95% del mercato tolta la RAI, una sola società. Abbiamo una sola società che è pubblicitaria, che c'ha una percentuale della raccolta pubblicitaria televisiva enorme, attorno al 55-60% a seconda dei conti, e invece abbiamo un sistema che si sta aprendo sul lato degli ascolti, si sta aprendo da tanti punti di vista. È il momento giusto, secondo me, per delle misure non punitive,
che però incoraggino questa apertura. Associate con misure di sostegno all'editoria che merita un sostegno e con misure di risarcimento a quella parte di emittenza locale che è stata troppo semplicisticamente espropriata. Io penso che queste poche iniziative, unite ovviamente poi alla capacità del mercato, degli imprenditori di stare sulla palla, possono ridarci vivacità e forza a un settore che ha vissuto veramente anni molto difficili, ma che finalmente può cambiare faccia. Grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti voi, ovviamente su questi temi raccogliamo le indicazioni emesse stamattina, soprattutto quella riguardo Torino, ricerca e profumo, e ci sentiremo nel prossimo. Grazie.